Possibile che dopo mesi e mesi io mi sia accorto di questa feature solo adesso? Cioè, se premete la rotella sinistra, il personaggio fischia al Pokémon. Interessante. Bentornatemi ombri in questo nuovo video su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Allora, il video di oggi sarà giusto un video informativo per dirvi che è in corso la distribuzione di due Pokémon competitivi in maniera del tutto gratuita tramite codice seriale. Di questi parleremo tra un secondo, prima però vi voglio anticipare che oggi, entro le ore 18, sarà pubblicato l'ennesimo giveaway e anche ultimo per il momento, proprio riguardante Pokémon. In palio ci sarà Keldeo livello 100. Ha la mossa Spada Mistica, quindi è in forma risoluta. Vi ricordo che per la forma risoluta serve necessariamente che Keldeo abbia Spada Mistica. Se gliela disimparate, ritornerà allo stato base. Comunque potete reinsegnargli tranquillamente la mossa Spada Mistica quando vi pare, perché basterà andare dall'insegna mosse. Si chiama sempre insegnamosse, vabbè, comunque il tizio che adesso si trova all'interno del centro Pokémon, ok? Quello sulla sinistra che ti fa rimparare, insomma, tutte quante le mosse. Ok, detto questo, come si fa a partecipare al giveaway? Semplicissimo, essere iscritti al mio canale YouTube, seguirmi su Instagram, taggare tre amici almeno sotto al post di Instagram. Mi raccomando, niente pagine o profili VIP, solo persone reali. E non VIP, ok? Poi ci sono altri requisiti che vi lascio scoprire da soli. Comunque, questo è l'ultimo giveaway, vi dicevo, che è a disposizione di tutti quanti. In che senso? Tra pochissimo, sul mio canale YouTube, quindi qua, attiverò gli abbonamenti al canale. Cosa sono gli abbonamenti? Vabbè. Sono dei pagamenti che si effettueranno mese per mese e che supporteranno il mio lavoro, ok? Quindi i giveaway ho deciso di metterli a disposizione d'ora in avanti solamente per gli abbonati almeno di livello 2 e vi dico che il pagamento è di 1,99€. Ma perché questa decisione? Allora, soprattutto per un motivo, perché nei precedenti giveaway direi almeno la metà di quelli che ho fatto, cosa è successo? Ovviamente io non ho il controllo su queste cose, quindi non posso saperlo prima e poi ognuno fa quello che vuole. Molti di quelli che hanno vinto si sono iscritti al mio canale YouTube, mi hanno seguito su Instagram, hanno taggato eccetera eccetera, sono risultati vincitori. Dopo che io poi gli ho consegnato il Pokémon, queste persone si sono disiscritte da YouTube e hanno smesso di seguirmi su Instagram. Allora, a me non interessa, cioè se uno se ne va, chi se ne frega, non mi metto di certo a piangere. Però mi dispiace per chi realmente ogni giorno mi supporta nei video e si vede in qualche modo privare della possibilità di vincere un Pokémon da persone che effettivamente non c'entrano nulla o quasi col mio canale. Cioè non so se ho reso l'idea, forse l'ho spiegata un po' male. Però l'idea di base è che voglio consegnare questi Pokémon in questo caso, perché più avanti sicuramente farò dei giveaway che non c'entrano nulla con Pokémon, magari delle eShop card per esempio, ok? Io voglio consegnare questi premi alle persone che realmente mi supportano e non a quelle che arrivano lì tanto per partecipare al giveaway e poi se ne vanno e tanti saluti, ok? Quindi in questo modo so che chi parteciperà al giveaway mi sta realmente supportando, perché non credo che qualcuno si abboni al canale solo per partecipare al giveaway, anche perché non dirò in anticipo quando ci sarà il giveaway, quindi il mese in cui una persona si abbona magari il giveaway non ci sarà, ok? Non so se avete capito. Quando poi avrete vi sarete abbonati al canale, sbloccherete una sezione sul mio server Discord che sto creando, quindi è in fase di costruzione, ma ci sarà appunto la sezione giveaway che sarà visibile solo agli abbonati. Infatti, quando vi abbonerete riceverete anche il badge abbonati o lo stato abbonati o il ruolo abbonati su Discord che vi darà accesso a questa sezione. Ok? Più o meno ci siamo. Allora, ritornando ragazzi al discorso
Pokémon, i Pokémon di oggi, vabbè. Avete già visto quali sono, ovvero Gastrodon e Porygon 2. Non so di Gastrodon, ma Porygon 2 me l'avete chiesto in tanti, mi avete chiesto, Shadow, come si ottiene Porygon 2? E beh, questo è un buon momento per aggiungerlo alla vostra collezione. E soprattutto sono due Pokémon competitivi, utilizzati dai campioni del 2019, quindi dell'anno scorso, di Pokémon. Dunque, vediamo un po' se riesco a trovare la pagina che avevo aperto. Eccola qua, ci siamo su Serebii, ovviamente. Ecco qua i nostri due Pokémon. Partiamo prima da Gastrodon, che è quello più urgente, diciamo così, da ritirare. During today, sì, è uscito ieri il Pokémon, quindi era già disponibile da ieri, però ieri, per motivi ovvi, non sono riuscito a fare il video. Sarà distribuito Gastrodon competitivo. Questo Gastrodon sarà uguale, sarà esattamente la copia del vincitore del 2019 di Pokémon Japan Championship. Ah, ok. Japan Championship, quindi non è il vincitore mondiale, ma del campionato giapponese, a quanto pare. Comunque, sicuramente un Pokémon validissimo. Le mosse Protect Surf, Ice Beam, Earth Power, e viene distribuito a livello 50. Ha degli EV che si focussano su HP, difesa, special attack, special defense, ok, EV 0 in velocità, EV trained, e si potrà ottenere con questo codice. Perfetto. Allora, fino a quando? Importantissimo, fino a oggi, ragazzi, oggi alle ore 16:59, perché qua abbiamo un fuso orario diverso, il nostro è 2 ore in avanti rispetto a questo. Mi raccomando, riscattatelo oggi stesso, il prima possibile. Andiamo, dono segreto, vediamo se ci leggo perché qua la scritta è molto piccola. Ricevi un dono segreto. Ho sbagliato, devo fare tramite codice seriale password, non tramite comunicazione locale. Vabbè, ok, adesso ci siamo. Connessione in corso. Eccoci qua. Allora, codice seriale, ovviamente uguale per tutti, quindi potete copiarlo da me. PJ CS 2019 Champ. Camp. Eccoci qua. Vediamo. Anche se non terminano tutti gli slot da occupare del seriale, vedete che funziona perfettamente. Gastrodon, eccolo qua. Gastrodon giapponese, tra l'altro. Bene. Non è shiny, purtroppo, però ci si accontenta, via. Ok. Avanti con il prossimo, dopo li controlliamo insieme, sempre tramite codice seriale password. Questa volta parliamo di Porygon 2. Vabbè, qui ci sono le solite cose che abbiamo letto anche prima, campionato 2019, il moveset lo vediamo dopo insieme. Ok, riscattiamolo, vediamo qual è questa volta il codice, PKM, PKMN, Players Cup. Players Cup. D'accordo. Ok. Ho sbagliato a schiacciare? Non mi ha ritirato niente. Aspettate che riprovo ad inserirlo. Non so se per caso sono sbadatamente andato indietro prima che il Pokémon arrivasse. Dannazione. Vediamo. Il codice era giusto, eh? Vai! Porygon 2, eccoti. Ah, o forse nella schermata lì ho schiacciato per sbaglio indietro. Non mi sono accorto di niente, vabbè. Eccolo qua. Porygon 2 competitivo. Buono. Usciamo. E Porygon 2 invece è possibile riscattarlo fino al 31 di agosto.
e considerando il fuso orario, da noi sarà il 1° di settembre, ore 2 di notte. Insomma, voi ragazzi, per stare tranquilli, massimo, proprio massimo, entro il 31, ok? Bene, adesso direi di andare a verificare questi due Pokémon. Ce li ho già in squadra, infatti, perché avevo lasciato gli spazi. Gastrodon, tipo acqua terra. Abil cintura è lo strumento con cui ci viene dato. Strumento da dare a un Pokémon. Cintura consumata che potenzia di poco le mosse super efficaci. Avanti. Abilità acqua scolo. Il Pokémon attira e neutralizza le mosse di tipo acqua e fa aumentare il proprio attacco speciale. Poi, moveset protezione surf, gelo raggio, geoforza. Natura quieta. Probabilmente ottenuto durante un evento speciale a livello 50. Provenienza gara. E questo è il fiocco campione lotta, fiocco conferito per aver vinto una gara di lotta. Il Pokémon, come vedete, è giapponese, sia nel nome che nella regione di appartenenza, mentre Porygon no. Porygon è quantomeno europeo, o addirittura in questo caso è italiano, perché non è specificata alcuna regione. Tipo normale... Strumento Evol Condensa, misterioso concentrato di materia evolutiva, aumenta la difesa e la difesa speciale di un Pokémon che può ancora evolversi. Poi abbiamo abilità Download, il Pokémon analizza difesa e difesa speciale del nemico e a seconda di qual è più bassa, aumenta il proprio attacco o attacco speciale. Moveset Ripresa Distorto Zona, Gelo Raggio e Fulmine. Natura Vivace, ottenuto durante un evento speciale a livello 50, provenienza evento Pokémon. Come fiocco abbiamo il fiocco evento, fiocco conferito per la partecipazione a un evento. Ok, bene, direi che ragazzi per questo video possiamo chiudere qua. Tra l'altro io Porygon 2 ce l'ho shiny. Ok, questo è la Mungus della precedente distribuzione che vi ho portato qua sul canale. Sì, ve l'ho portato, assolutamente. E basta ragazzi, basta, ricordatevi di seguirmi su Instagram per il giveaway. Possiamo interrompere qua, noi ci rivediamo in un prossimo video qua sul mio canale. Mi raccomando, come sempre, spoilerate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.